Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosh, ancora con Beyond Two Souls. E dopo una prima puntata un po' così, andiamo finalmente a giocare seriamente a questo gioco che comunque, secondo me, merita di essere seguito con attenzione. È iniziato, ok. Sento che ci stanno guardando tutti. Non è una sensazione, ci stanno guardando e come? Chi sono queste persone? Diplomatici, politici, spie, uomini d'affari. Tipico di un'ambasciata. E cosa più importante? Sii naturale. Se qualcuno ti parla, tu sorridi e basta. Quindi vuoi che mi comporti con naturalezza o vuoi che sorrida? Hai il senso dell'umorismo. Solo quando me la faccio sotto. Ryan, sono contento che sia venuto. È un piacere, Sheikh Ahmad. Le presento la mia assistente, Elizabeth. Non sapevo che la diplomazia americana potesse disporre di un fascino così disarmante. Il piacere è mio, Elizabeth. Signori, vi lascio al vostro ospite. A più tardi, Ahmad. A presto, Ryan. Mi detesta. Gli piacerebbe vedere la mia testa sul palo. Ma tu hai fatto colpo. Ne sono lusingata. Vado a stringere qualche mano. Tu trova un posto tranquilla. Sai che cosa devi fare. Ambasciatore. No, in realtà, è piacere vederla. In realtà non sappiamo cosa dobbiamo fare. Mi serve un posto tranquillo. Sì, posto tranquillo. Boh, il bagno penso. Però comunque ragazzi, dai, iniziamo a giocare seriamente dopo una prima puntata così di prologo. Ricordiamo un po' che quello che volevo fare, qual è la mia intenzione in questo gioco. Cercherò di immedesimarmi il più possibile con Jodie, la protagonista, e quindi di prendere decisioni che prenderebbe anche lei. Comunque, possiamo anche muovere subito Aiden, l'entità legata, però che succede? Possiamo andare avanti, vabbè, torniamo su Jodie. L'entità legata indissolubilmente a Jodie, comunque scopriremo qualcosa di più sulla trama. Torniamo dal nostro amico Clayton. Ok? Dammi una mano, amico. Sì. No, non proprio. Sono molto nervosa. Attieniti al piano e tutto andrà bene. Trova un nascondiglio e fa ciò che devi. D'accordo. Sì, vedete il bagno. Beh, se noi sapessimo qual è il piano, magari potremmo fare qualcosa in più. Comunque dai, andiamo al bagno. Qua è difficilissimo capire qual è il bagno delle donne o degli uomini. Vabbè, ma in un'ambasciata piena di ospiti, sicuramente il bagno è il... Che? Sì. Molto chiaro, una lingua molto comprensibile. Vediamo un po' che dobbiamo fare. State molto attenti ragazzi alla trama, perché a quanto pare ci saranno molti salti temporali. E quindi guarda che bagno proprio di lusso. Fai la cacca. Il nostro piano era è fare la cacca. Una bella scosciata, Jodie. Aiden, sei pronto? In una delle stanze di sopra c'è un grande quadro. Dietro c'è una cassaforte. Dentro ci sono i documenti che stiamo cercando. Ma ci sono guardie e telecamere, quindi devi fare molta attenzione. Ok, passiamo ad Aiden. Vabbè, dobbiamo fare attenzione a che se siamo uno spirito. Mica le guardie o le telecamere ci possono vedere. Non possiamo passare attraverso il soffitto, quindi credo che dovremmo fare un po' il giro. Che bordello, che casino. Su, Aiden. Se posso ragazzi, di grazia. Quando sei così lontano. Ah, gli fa male se stiamo lontani. Di grazia ragazzi, devo dire però che ci sono due cose che non mi piacciono per questo momento. Innanzitutto la scelta dei 16 noni obbligatori è veramente una cosa che non capisco. Questo sta a farsi le pippe. Un ufficio con un ritratto dello sceriffo. Quello lì. Il posto è questo. Cazzo! Devi prima distrarre la guardia. Ah ok, scusa. Se voi il piano me lo dite prima. No. Togliamogli la partita. Togli la partita a un uomo e la sua vita è finita.
puttana! Ok, adesso è distratto. Ok, ora nessuno potrà controllare l'ufficio. Siamo tranquilli. Dobbiamo capire però, ragazzi, quanta libertà ci darà il gioco effettivamente, perché così sembra che siamo liberi di girovagare e fare quello che vogliamo, però per esempio questi rossi possiamo prendere possesso del corpo, però è da capire quante sequenze sono scriptate e quante effettivamente possibili. Attento, Aldo. Sai che non puoi toccare gli altri mentre possiedi qualcuno. In che senso? Abbiamo dato una bella sbirciatina, ma non c'è niente. Portiamo questo kamikaze talebano al grande ritratto, eccolo. Ci deve essere un interruttore per spostare il quadro. Trovalo, Aiden. E sbrighiamoci anche, perché sembra che Jody stia soffrendo e non poco. Mi viene sempre da chiamarla Ellie, ma invece è Jody. Vai. No, scusate. No. Vabbè, è normale, è una semplice guardia, come fa? Non ci siamo. Porta fuori la guardia e apri la cassaforte. Vai, Andy. Ora dobbiamo leggere i documenti. Fa presto. Non resisterò ancora per molto. Ok, ora sta fermo. Occupato. Sì, un dialogo molto chiaro. Mi dispiace. Non posso fare niente per aiutarti. Buona fortuna. Spero che quella tizia sia una dei nostri, perché... Comunque, ragazzi, questa sequenza ci sta facendo capire, almeno mi sta facendo capire, che Aiden è assolutamente dannoso per Jody. Tanto ripuliamoci un po'. Ragazzi, ho la netta sensazione che quando entreremo in empatia col personaggio verseremo... Tanto asciughiamoci le mani. No. Saranno lacrime virili. Ho la certezza di questo. Jody, tutto bene? Non toccarmi! Voglio andarmene. Ok, ce ne andiamo. Il viscidone. Vabbè, ragazzi, dai, diciamo che questa prima parte ci ha
aiutato a capire un po' l'interconnessione che c'è tra Aiden e Jody. Sicuramente è da capire bene chi sia Aiden e perché è legato a Jody, ma sono sicuro, strasicuro che la... Tanto una nuova sequenza temporale, che la storia ci riuscirà a dare tutte le risposte che cerchiamo. Senti, non ne sono sicura. Forse non dovrei andarci. Jody, sono giorni che insisti per andarci. Non vorrai rinunciare ora. Non conosco nessuno. Potrebbero odiarmi. E questo vestito è orribile. Effettivamente. Lasciamo stare. Fai un bel respiro. Non c'è ragione di agitarsi. È una festa di compleanno. Sono sicuro che piacerai a tutti. Ti divertirai, ti farai nuovi amici. Coraggio. Ah, non dimenticare il regalo. È un libro di poesie di Edgar Allan Poe. Ha 50 anni, è molto raro, vedrai che le piacerà. Non temere. Andrà tutto bene. Passo a prenderti alle 5, divertiti. Ok, allora siamo passati a comandare una Jody adolescente. State appunto molto attenti, ragazzi, a questi salti temporali che possono creare un po' di confusione a livello di continuity della storia. Io sono agitato. Jody, entra. Ehi, Kirsten, vieni, io devo andare. Entra, non essere timida. Ciao, Jody, giusto? Vieni, siamo di là. Alcune compagne e i ragazzi meno idioti che ho trovato. Un regalo per me? Fico, grazie. Io vado, amore. Occupati dei tuoi amici e non combinate guai. Certo, mamma, tranquilla. Che bella MILF, ragazzi. Finalmente se n'è andata. Dai, facciamo festa. Gente, lei è Jody. È all'unità 4 con mia madre. All'unità 4? Area paranormale. E che cosa fate? Piegate i cucchiai, parlate con i morti, roba del genere? No. Cominciamo. Prendo la birra. Ragazzi, voi le imposte. Ragazze, le candele. E Jody, tu occupati della musica. Diamoci dentro. Wow, non vedo l'ora, ragazzi. È sempre stato il mio sogno nel cassetto interpretare una ragazza in una delle sue prime feste da adolescenti. Comunque, ci dobbiamo occupare della musica e sicuramente la festeggiata è la classica stupidina. Tra l'altro non è neanche nostra amica. Siamo qui perché la mamma lavora con noi. Allora io direi rock, ma a mani basse. No, questa musica non va bene, sono dei giovinastri che vogliono divertirsi. Secondo me metto pop, forse gli può piacere, che ne so. Ma che cos'è questa schifezza? Levati. Ecco, meno male, ragazzi, che gli poteva piacere. Di questo secolo. Vabbè, cacchio voi, Beh, questa roba è spacca. Spacca le palle, forse. Vabbè, dai, abbiamo fatto subito un buco nell'acqua. Subito una bella figura di merda. Mia madre ormai non entra più in camera mia, è completamente ignara. Kirsten, sei un vero genio. Jody, ti va? Sì, certo, grazie. Beh, ragazzi, dobbiamo fare bella figura. Possiamo far vedere che davanti agli altri. Poi la cosa più stupida che fanno tutti i ragazzi giovani. Ehi, non strozzarti. Scommetto che è la prima volta. No, ho già provato. Sì, certo, come no. Giocherò come se dovessi fare colpo su di loro. Un po' da adolescente che si fanno, quando si fanno le bravate per mettersi in mostra. Ragazzi, voi li faccio prendere una pecetta. Adesso facciamo intruppare Jody. Una bella pezza ad altri tempi. Guardate qui, già ci vede doppio. Vabbè, ma dai, chi in una festa tra gli amici non ha mai preso una bella sbronza? Già barcogliamo qui. I controlli sono un po' legnosetti, ma proprio poco poco, ragazzi. Ovviamente sono ironico.
Però dai, cerchiamo di divertirci. Siamo in, alla nostra prima festa di compleanno. Che biscotti, voglia. Ah, no. Certo. Vabbè, ormai abbiamo detto di sì. Ok, ragazzi, smorfiamo un po'. Cioè, proprio le peggio esperienze gli sto facendo fare. Meno male, ragazzi, che avevo detto. Prima volta, Sì, anche a me è capitato. Che duro che sei, eh. Ragazzi, il moralizzatore che è in me vuole dirvi, magari soprattutto ai più giovani, di non farlo, ragazzi. Non dovete cercare di colpire gli altri facendo bravate o stupidaggini del genere. Leva sta roba. Io pensavo che mi stessero offrendo biscotti. Non ci ho capito proprio niente. Ecco, ma... credo che basti così. Siamo fatti e strafatti. Abbiamo pure bevuto. Non lo so, ci manca solo di provare il sesso anale. Tutto ok, Jody. Ti comporti in modo strano. Anche zio, sto fatta. Sei pallida. Ci credo. Sicura di stare bene? No. Sto fatta come una pigna chicca. In forma, Jody. Messa così fai quasi paura. Andiamo a smorfare da un'altra parte, ragazzi. Purtroppo abbiamo esagerato. So cosa pensi. Ti chiedi perché siamo qui. Me lo sto chiedendo anch'io. Lo so, mi avevi avvertito. Volevo solo farmi un'idea di come fosse uscire e avere degli amici. Non è come mi aspettavo. Ma dai, tranquilla, Jody. Tanto l'abbiamo fatto tutti. Possiamo prendere possesso anche di Aiden. Andiamo a fare un po' di scherzetti ai nostri non amici o ai nostri nuovi amici. Vabbè, dai. Ragazzi, ma a parte gli scherzi, su. Stiamo provando le prime esperienze di tutti noi adolescenti, tutti quelli che ci siamo passati tutti. E forse è questo, ragazzi, il... Il fine del gioco, ovvero facci passare per le tappe della vita. Tra l'altro, ricordiamo, ragazzi, il gioco è ambientato su una scala temporale di 15 anni. Quindi vivremo proprio 15 anni della vita di Jody. Vabbè, dai, ma perché dico sempre le stesse cose? Dai, riduffiamoci nella festa. E effettivamente il nostro vestito fa veramente schifo. Cioè, o almeno vestite come le suore nel giorno del permesso. Vabbè, dai, andiamo. Andiamo nella mischia, buttiamoci. Andiamo dal ragazzo più figo. Andiamo ad abbordare. No, ci si incula di pezza, vabbè. Certo, una festa di merda, ragazzi, Una ballata sola. Ciao, ciao, io sono Matt. Jody, giusto? Non mi pare di averti visto a scuola. Non fai lezioni alla base? No, sono una ragazza sono riservata. Sono in una sezione diversa con la mia insegnante. Certo, altrimenti mi ricorderei se ti avessi già visto. E così lavori con la mamma di Kirsten. A provolone. Sì, ma non te la darò facilmente. Sono una ragazza riservata. Sua madre lavora nella mia unità, questo mi ha invitato. Io abitavo a Londra prima di trasferirmi qui 2 anni fa. E tu? Dove abitavi prima? Io abito alla base. Vivo lì da sempre, ci sono nata. Hai qualche hobby? Qualcosa che ti piace fare? Io faccio surf appena posso e suono in una band con qualche amico. Tu che fai di bello? Ragazzi, occhio che Jody ci sta cascando, Ti sembrerà una ci sta rimorchiando in grande stile. Ma mi piace leggere. E noi ci stiamo. E fare sport. Sai, io non posso lasciare la base, quindi non ho molta scelta. Posso chiederti una cosa? Perché sei in unità 4?
Preferirei non parlarne. Scusa, oh, che stupido. Spero tanto di non averti turbato. No, tutto ok. Oh, un lento. Ti va di ballare? Dai, andiamoci a divertire, certo. Su. Oddio, ragazzi, mi sento proprio un'adolescente vera. Balliamo un lento con il ragazzo più figo. Wow, che bella. Che spettacolo, ragazzi, mi sto divertendo troppo. Mi sento veramente una giovane ragazza con un disordine ormonale che fa le sue prime esperienze con un ragazzo. Wow, che bella la gioventù. Lo sai, immagino che te lo dicano spesso, ma sei davvero carina. Non te la do tanto. Lo dici a tutte le ragazze che conosci? Non sei come le altre ragazze. Tu hai qualcosa di speciale. Oddio, ragazzi, ci sto quasi cascando. Non so che fare, se dargliela o no. Anche tu sei molto carino. Oh, che movimenti. Guarda, io sono una signorina rispettabile. Leva ste mani. Ma che fai? Già tocchi. E dai, bellissimo, ragazzi. Il nostro primo bacio. Così, neanche lo conosci, Jody, già te lo baci. Sei un po' puttanella, Jody, direi, eh. Però il nostro primo bacio, che bello, ragazzi. Ho sempre sognato di essere un adolescente, una ragazza così. Che bello. Non è vero, ovviamente, eh. L'amour. È così. Ti prende e ti avvinga a sé. C'è rimasta. Ragazzi, perché Jody non ci dà una dimostrazione dei suoi super mega poteri? No, grande idea, io... pagherei per vederla. Smettetela, cosa? Sono solo cazzate. Sì, dai, Jody, mostraci che sai fare. Avanti, Jody, dacci una dimostrazione. Ma perché? Cioè, non mi pressate. No. No, io non ho poteri. Ve l'avevo detto, solo stronzate. Ok, ragazzi, è ora di tagliare la torta e soprattutto di aprire i miei super regali. La torta può aspettare, prima aprirò i regali. Baci genti, VTB. Oh, ma che tesoro che sei, scommetto che sono calze. Calzi o cazzi? Un tanga, mi serviva proprio. Così smetti di fregarli a tua madre. E finalmente puoi cercarti un tipo decente. Il mio futuro amante ti ringrazia per aver reso la sua vita più piccante. Monella, sei una monella! Ma che roba è? È un libro? Che razza di odore ha? È molto rara, è una raccolta di Edgar Allan Poe. E chi è Po? Ma che è? Oh, l'hai rubato dalla libreria dei tuoi nonni? No, è davvero introvabile. Già, come il tuo vestito. Effettivamente. Fammi capire, è uno scherzo? Non posso credere che tu sia venuta al mio compleanno per portarmi questo schifo. E si crede tanto sveglia, ma è solo una cavia da laboratorio. Una stupida cavia da laboratorio. Sì, è da quando è arrivata che mi segue come un cagnolino. Si vede che ha voglia. Che figlio di puttana. Ed è anche una troietta. Io non volevo invitarla, mi ha costretto mia madre. Sì, è una troia. Troia e strega. Forse dovremmo farle qualcosa. Sai che fine fanno le streghe? Si bruciano. Prendiamola. No, raga. Vi prego. Basta. Oh, signora della cupa oscurità, manifestaci ora il tuo immenso potere. No. Vi prego, fateli uscire da quando l'ho visto. Vi scongiuro, fatemi uscire. Che stronzi, ragazzi. Vi prego. Qualcuno ha detto torta. Vi prego, sì, voglio uscire. Per favore, voglio uscire. Ci posso vedere, ragazzi. Fuori, vi scongiuro.
Siamo passati da un momento che ci divertivamo tantissimo, almeno io. Cioè, veramente questa cosa è tristissima. Povera Jody. Veramente, ragazzi, non so che dire. Tristezza infinita. Fatemi uscire di qui. Aiden, dai. Prendiamo possesso di Aiden, se è possibile. Che stronzi, che maledetti. Cioè, ragazzi, pure quel ragazzo l'avevamo baciato, ci fidavamo di lui. Cerchiamo di uscire con Aiden. Oh, dai. Veramente sto provando una tristezza, anche mista rabbia, perché che cacchio fanno? No, vendicati. Assolutamente vendicati. Vai. Mamma mia, ragazzi, la vendetta non sarà mai dolce come in questo momento. Mai più dolce, anzi. Vediamo un po' che possiamo scagliarli contro. Veramente gli distruggo casa. Maledetti. Molto divertente, Steven. Ehi, non sono stato io. Non questa volta, giuro. Adesso mi divertirò a farvi cagare su. Ah, mo sì, eh. Cosa succede? Io me ne vado. Vai, vai. Non lasciatemi da sola. Ehi, aspettatemi. La porta non vuole aprirsi. È impossibile, tira più forte. Ti dico che è bloccata. Stiamo calmi, non c'è motivo di agitarsi. No, mo vedi te. Mamma mia, ragazzi. Questo mi ha fatto proprio capire che non bisogna fidarsi di nessuno. Veramente, cavolo. Davvero ingenuotti, ci stavamo divertendo nella festa. Chi è balorda? Cos'è stato? Ah no? Vedete voi. Cioè, ragazzi, che bastardi. Aiutatemi, aiutatemi. Ah, mo aiutatemi, maledetti. Per fare i fighi, Trattate male la gente. Io qui non ci resto. Tu sei il più stro... No, tu sei il pro... Tu sei proprio il peggiore. Perché dobbiamo andarcene da qui? Ho paura! Cioè, ragazzi, lo sto facendo proprio con piacere. Oh, ma maledetto. Tu sei il peggiore, sei. Cioè, sei sedotto e abbandonato. Sì, accendiamo anche i fornelli. Facciamo un casino. Tutto, ragazzi. Tutto il nostro... Tutto quello che è il nostro potere per cosa? Così stiamo esagerando. Mi sa che stiamo un po' esagerando. Che stai facendo? Stai esagerando. Devi fermarti. Io qui non ci resto. Infatti sono un po' indeciso, ragazzi, se continuare. Che forse potrei. Cioè, stiamo effettivamente esagerando a sto punto. Anche Jody vuole che. Sì, vediamo che la smettiamo. Dai, continuiamo un altro po'. Ho paura! Smettiamola, dai. Kirsten! Stai bene, piccola? Oh mio Dio, cos'è successo? È lei, è tutta colpa sua. Ha dato fuoco a tutto. È il diavolo. Cosa? È il diavolo. Vieni, Johnny. Andiamo a casa. Mamma mia, che amarezza, ragazzi. Se tutti i livelli sono così, piangeremo, verseremo veramente tantissime lacrime virili, da veri maschi. Vabbè, ragazzi, io direi che per questo è tutto. Vi lascio veramente rammaricato. Un saluto a tutti da Mike Show. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.